Beh, si ricomincia con Bohème, che per il Regio vuol dire ricominciare con qualche cosa che gli appartiene da 120 anni, 120 anni fa Bohème cominciò la sua vita in questo teatro, certo nessuno avrebbe pensato allora che Bohème con Traviata e Carmen sono le opere più eseguite al mondo. Pensate che solamente il Teatro Regio con il 12 di ottobre prossimo saranno 220 volte che la mette in scena a Torino e nel mondo. Un'opera straordinaria e siamo felici che abbia preso il suo avvio in questo teatro con un Arturo Toscanini giovanissimo. Cominciamo con una Bohème che è in qualche modo uguale a quella del 896. Perché dico questo? Perché quando si aprì il sipario nel 896 gli spettatori trovarono di fronte a sé una situazione identica a quella dei loro giorni. I ragazzi parlavano un linguaggio che è identico a quello di oggi. Oggi si aprirà il sipario e il pubblico troverà ragazzi che dicono stesse cose dei nostri giorni. Pensate quando Rodolfo si presenta, dice cosa faccio? Faccio il poeta, cosa faccio? Scrivo, come vivi? Vivo. Non è un discorso che fanno tutti i ragazzi oggi, con una grande semplicità. E quindi la situazione poi è quella che oggi hanno i nostri ragazzi. Io credo che abbiamo fatto, il regista ha fatto un grande servizio a Puccini, che sarà tranquillo nella sua tomba, non si rigirerà, ma ritroverà la sua Bohème fatta oggi, perché è un'opera universale, non solo universale, ma un'opera che va al di là dei tempi. E credo che sarà una bella sorpresa per tutti, siamo molto orgogliosi di ricominciare appunto con una nuova Bohème che gli amici del Regio molto generosamente hanno offerto al teatro, che Intesa San Paolo, che oltre ad essere socio del Teatro Regio anche in questa prima ci accompagnerà, e con una novità che è Alcantara, che vedrete il siparietto e altri materiali Alcantara che arricchiscono l'allestimento stesso. Si parte con Bohème, si prosegue con Sansone Dalila, che è un allestimento in coproduzione con l'NCPA, il Teatro dell'Opera di Pechino, con cui il Teatro Regio ha instaurato un rapporto di collaborazione istituzionale, e poi proseguiamo con uno spettacolo di danza e poi da gennaio proprio Pagliacci e così via, fino a chiudere sempre con Noseda, che dirigerà il Macbeth a fine stagione. Sono 10 titoli da 12 ottobre fino all'inizio di luglio, un'altra lunga stagione, inframmezzata con puntate a Lugano e con puntate in altri posti al mondo. Un teatro locale, ma un teatro che continua a muoversi con successo, l'abbiamo fatto anche recentemente a Savonlinna, l'abbiamo fatto a Hong Kong, in tutto il mondo.